Ciao. Come vedete dal traffico, sono in città. Ora è da capire che città è, perché non sono a Bangkok, non sono manco a Pattaya, ma sono venuto a fare un giro finalmente a Manila. A Manila, quella che vedete qua è Makati Avenue. Makati Avenue è una delle principali arterie di Makati, il CBD, il Central Business District di Manila, dove però non è esente da smignottamenti vari, perché quello che c'è alle mie spalle qui, adesso vediamo se non marotano sempre che qua sono pazzi, questa è Burgos Street, sai se si legge là, sì, si legge Burgos Street, la famosa Burgos Street. Aspetta, vedi, ma stanno a rodare. Burgos Street, un po' l'ing, un po' la pattonga di Manila. Diciamo che quelle che sono le considerazioni poi le farò su un articolo apposito. Quindi adesso vi do giusto qualche prima impressione, un paio di giorni sono qua. E via. No, thank you. Allora, questa è Burgos Street, è la via con bar, mignotte e questa sorta di go-go bar che ci sono qua. Faccio un giro, assomiglia un po' tipo a Soinana, Patpong eccetera, ma non è comunque paragonabile, perché comunque siamo a livello un po' più scarsino, come numero di locali eccetera, che poi ci sono comunque locali interessanti, questo è un dato di fatto. Questi locali che vedete qua, dal primo all'angolo che ho già passato, questi con le porte chiuse praticamente, questi sono go-go bar che io sinceramente, poi ditemi pure che sono de parte ma non mi interessa, io sconsiglio, perché hanno uno schema di prezzi che è fenomenale, cioè no, thank you, thank you. Ecco, ti fermano per strada per se zoccole. Dicevo, i go-go bar sono molto costosi, cioè io sono venuto qui perché il cambio baht contro pesos è ai massimi storici, quindi con 1000 baht mi danno 1700 pesos, ma nonostante questo i go-go bar qui non sono costosi, sono fuori da ogni logica. Se devo barfinare un go-go bar a sti prezzi, ma barfino dietro casa a Bangkok. Però ci sono, qui bisogna battere freelance, quindi frequentare locali da freelance, il dating online va bene. Queste che vedete passare sono tutto il zoccolame di bassa lega, vi avvicinano qua a storia del massaggetto. Hey, that's good. Thank you. Un sacco di travesta, che qui li chiamano bacla, non usano la parola cattolica, thailandese, usano pure poco lady boy eccetera. Però in questi bar qua così, questo è il caffè cubana, lì poi c'è la tequileria, c'è qualcuna che seduta, freelance eccetera, che forse sono la soluzione migliore. Ve le portate via, boh, i prezzi variabili, ma diciamo che tra i 2 e i 3.000 pesos penso siano più che sufficienti, vista anche la qualità che non è eccelsa. C'è poco da fare. No, thank you. Questa continua la via, questi che finisce a questo incrocio qua, quindi è molto corta anche. Io sto camminando anche lento, ho fatto un pochissimo tempo. Questi sono, c'è qualche bar interessante, però posto molto turistico, diciamo non è dei migliori. Per la prima volta, certo, è da vedere come al solito. E poi trovare una bella figa, effettivamente mi pare un po' difficilotto, Qui finisce qua, c'è ancora qualche bar sull'altro lato, qui, a questo incrocio, c'è un bar lì, adesso non si vede. Il problema grosso è il traffico. Adesso questo è sabato sera, sono le 11, ha piovuto da poco, ma c'è sasso traffico. Per questo è un altro lugar, Ringside, e lì c'è un altro.
il suo vapore, ce n'è un altro. Insomma, questo è giusto per far vedere che sto facendo in questi giorni, che sembro un po' assente, ma in realtà sto sempre sul pezzo. E via. Seguiranno poi aggiornamenti sia sul sito, sia su Gnocca Travels, sia sul canale YouTube e pure sul canale Instagram. Potete seguirmi, mi trovate come Sexy Bangkok. Vabbè, ciao!